Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel Covo di Weavile. Io sono Stefano e finalmente facciamo un video su Qianpao EX. Qianpao EX è forse il mazzo più famoso della nuova espansione Evoluzione a Paldea. Una carta che è forte sia per l'abilità sia per l'attacco. Con l'abilità cerchiamo energia acqua nel mazzo, con l'attacco possiamo fare quanti danni vogliamo in base a quante energie scartiamo. La strategia è molto semplice, grazie a Baxcalibur possiamo assegnare tutte le energie che vogliamo e quindi poi niente, le recuperi, le riassegni e continui ad attaccare e a fare tantissimi danni ogni turno. È uno dei mazzi più famosi di questa nuova espansione, è da un bel po' di tempo ormai che mi state chiedendo di fare un video su questo mazzo, io però ho aspettato un attimo perché le prime liste che stavo provando non mi convincevano tanto. Quella che invece vedrete in questo video mi piace davvero moltissimo. Hai già completato questo mazzo, però ti manca un bel portamazzo o altri accessori, per esempio Playmat o Dadi? Il posto migliore in cui acquistarli è Car Square. Negozio di mio carissimo amico, super affidabile, ottimi prezzi. Dateci un'occhiata. Spieghiamo un po' questa lista. Qianpao EX è un Pokémon base che ha 220 punti salute e che ha un attacco che dice scarta tutte le energie acqua che vuoi dai tuoi Pokémon e fai 60 danni per ogni carta che hai scartato in questo modo. Ne scartiamo solitamente tra le 4 e le 6, che vuol dire tra i 240 e i 360 danni. E mettiamo capo ai Pokémon che vogliamo. Come assegniamo tutte queste energie? Le assegniamo con Baxcalibur. Baxcalibur è un Pokémon di fase 2 che fa assegnare tutte le energie acqua base che vuoi dalla tua mano durante il tuo turno. Quindi le assegni ai Pokémon che vuoi, anche ai Pokémon di tipo acqua. Come le prendiamo queste energie? Le prendiamo grazie all'abilità di Qianpao EX, con cui possiamo prendere due energie base acqua dal mazzo e aggiungere alla nostra mano, quando questo Pokémon è attivo. Qual è il problema? Ogni volta che attacchiamo noi scartiamo le energie. Come facciamo quindi a recuperarle? Ci sono vari modi. La carta principale che utilizziamo è il recupero di energia plus. Questo recupero di energia dice tu scarti due carte dalla mano e prendi fino a 4 energie base dagli scarti. Usare questa carta significa fare 240 danni, che sono 4 energie che scartiamo, quindi è davvero forte, ne giochiamo 4, quindi anche se le energie sono solo 10, che non sono tante ma neanche poi così poche, comunque le continuiamo a recuperare grazie a questa carta. Ma non abbiamo soltanto Baxcalibur per assegnare le energie e non abbiamo soltanto il recupero di energia per recuperare le energie, perché il nostro attaccante secondario è Palkia originale via Astro. Palkia ci fa fare 60 danni più 20 per ogni Pokémon in panchina nostro e del nostro avversario, quindi il danno massimo che possiamo fare è 260 danni, che sono tanti. Ha 280 punti salute, che quindi sono molti di più di quelli che ha Qianpao EX, ma soprattutto ha un potere via Astro con cui possiamo assegnare 3 energie acqua ai nostri Pokémon come vogliamo. Quindi, il nostro avversario ci mette KO Baxcalibur perché vuole toglierci il nostro modo per assegnare le energie. Se abbiamo Palkia possiamo comunque assegnarne 3, più un'energia dalla mano, sono 4 energie, possiamo fare 240 danni o magari usare anche altri attaccanti. Perché oltre a Qianpao, oltre a Palkia e volendo anche oltre a Baxcalibur, come attaccante abbiamo anche Greninja. Greninja lucente ha l'abilità con cui scartiamo un'energia dalla mano e peschiamo due carte, e già per questo è fortissimo. Ma con il suo attacco Lame Lunari ci permette di fare 90 danni a due dei Pokémon del nostro avversario. E se non c'è Manaphy in gioco, questo Manaphy che gioco anch'io tra l'altro, che appunto previene i danni inflitti ai Pokémon in panchina, possiamo facilmente pescare due premi, per esempio contro Confi, cioè contro lo Zombox, quindi mettendo KO dei Confi, mettere KO i Frigibax del nostro avversario. È veramente molto forte Greninja anche come attaccante. È una cosa che sappiamo, è da diverso tempo che c'è questa carta e ogni volta che lo giochiamo in un mazzo acqua ci rendiamo conto di quanto è forte usare questo attacco. Quali altri Pokémon giochiamo? Giochiamo Lumineon V, con cui possiamo prendere una carta aiuto nel nostro mazzo, ed è importantissimo per questo, specialmente a inizio partita. Eventualmente possiamo caricarlo, fare 120 danni e rimischiarlo nel mazzo. Magari non vogliamo lasciare in gioco un Pokémon che vale due premi, che ha così pochi punti salute. È sicuramente un ottimo attaccante, anche in questo caso, perché appunto volendo energia acqua non è una carta che rimane in panchina, come per esempio nel mazzo Lugia. È una carta che possiamo anche rimischiare nel mazzo, comunque usarla per attaccare. Infine, il motore di questo mazzo è Bibarel. In realtà, vi renderete conto spesso giocando questo mazzo, anche solo guardando questo video, non si riesce ogni turno a pescare con Bibarel, spesso abbiamo molte carte in mano. Però visto che una delle carte più giocate in questo momento è Kissara, che ci lascia sempre con poche carte in mano, avere Bibarel in panchina significa che comunque qualche carta riusciamo a pescarla, e non rimaniamo solamente magari con una o due carte in mano. Passiamo a parlare adesso invece delle carte allenatore, che sono molto importanti. Perula è forse il motivo per cui questo mazzo funziona così bene. Ci fa prendere un Pokémon acqua e una carta strumento. Una carta strumento che a inizio partita probabilmente è Superpass Viplotta. Noi vogliamo quasi sempre comunque riempirci la panchina di Pokémon fin dal primo turno. E il Pokémon acqua può essere o un altro Pokémon base
oppure magari Baxcalibur, oppure Palkia originale Viastro. Perché è forte Perula? Perché ci fa anche prendere la caramella rara. Se noi abbiamo un Frigibax in gioco, prendiamo caramella rara Baxcalibur, evolviamo e siamo a posto. Le energie le prendiamo con Cianpao, e quindi davvero spesso basta una Perula per far partire questo mazzo. Altre carte importanti che giochiamo. Naturalmente tre ordini del capo. Sono tantini, devo dire, però comunque sono forti, quindi secondo me tre ordini del capo vanno benissimo in questa lista. È un mazzo che fa tantissimi danni e che si carica di energie senza utilizzare carte aiuto, quindi è anche facile utilizzare l'ordine del capo e fare KO a un Pokémon che troviamo nella panchina del nostro avversario. Abbiamo anche tre Kissara. Questo mazzo vuole essere molto consistente, quindi a differenza di altre liste gioco ben sette modi per pescare, oltre naturalmente a Bibarel e a Greninja. Avendo Bibarel in gioco, quando siamo a fine partita, se noi usiamo Kissara, poi comunque peschiamo carte, quindi non rischiamo di farci briccare da soli. Per il resto abbiamo un aspiratore perduto che è comodo avere in generale, situazioni specifiche in cui può essere utile non mi vengono in mente. Secondo me una cosa utile può essere magari giocarlo per togliere il sentiero Biancacima, perché con Perula possiamo andare a prenderla essendo una carta strumento, mentre una carta stadio non potremmo prenderla. Quindi tu usi Perula, prendi aspiratore perduto, togli il sentiero Biancacima e puoi utilizzare per esempio l'abilità di Greninja o di Cianpao. A proposito di carte stadio, abbiamo due città perdute che sono importanti per mettere KO Manafi all'avversario soprattutto, così possiamo attaccare poi con Greninja e poi in generale comunque contro i mazzi da un premio, che ne so, anche contro Gardevoir, riuscire, cioè fare l'attacco di Greninja su due Ralts significa mettere nella perduta due Ralts. E vuol dire che il mazzo Gardevoir giocherà con solamente due linee evolutive di Gardevoir a partita. È una cosa molto forte. Abbiamo anche lo Skate Park, una carta che non avevo visto in nessun altro mazzo prima di questo, che dice che ogni volta che ti ritiri, ritiri il tuo Pokémon attivo, ma anche il tuo avversario, quando lo fa anche il tuo avversario, riprendi in mano le energie base che scarti. Noi possiamo assegnarle continuamente con Baxcalibur, quindi assegniamo le energie, ritiriamo e le riassegniamo. Questa carta la gioco in monocopia, a volte la vorrei anche in due copie, veramente comoda. Un paio di funi di fuga, perché comunque sono fortissime, sono modi per ritirare, ma anche a volte sono simili anche a ordini del capo in un certo senso, quando magari c'è davanti un Pokémon che non riusciamo a mettere KO. Due Minor Ball, che sono comode per riempire la panchina, ma anche per prenderle con Perula nel corso della partita, quando poi il Battle V Pass non possiamo più usarlo. Basta. Ah no, beh, le Ultra Ball naturalmente, le Ultra Ball per prendere Baxcalibur, in generale anche per prendere altri Pokémon, oppure per svuotarci la mano quando vogliamo utilizzare Bibarel. Ragazzi, questo mazzo ha tantissimi Pokémon, è molto versatile, infatti ci sono liste che comunque giocano, per esempio, questo Articuno, che si scrive così, con cui facciamo 70 danni, si infligge 50 danni e paralizza il Pokémon attivo dell'avversario. È utile quando magari abbiamo bisogno di prendere un po' di tempo e quindi paralizziamo il Pokémon attivo del nostro avversario e guadagniamo un turno. Un altro Pokémon che si è visto in molte liste, che potrete tranquillamente giocare se vi piace, io l'ho provato, è carino, però sicuramente non indispensabile, è questo Kyogre. Questo Kyogre col secondo attacco fa 180 danni a un Pokémon in panchina dell'avversario, e sono un sacco di danni, e ti fa riprendere in mano 3 energie anziché scartarle. Quindi poi le riassegni con Baxcalibur il turno dopo, quindi un attaccante anche molto efficiente. Secondo me appunto non è indispensabile, però comunque tenete presente che c'è anche questa possibilità. Altri attaccanti acqua ce ne sono, quindi davvero potete sbizzarrirvi, però questa è proprio la struttura base di questo mazzo, che con questa lista funziona molto bene, poi magari nel corso delle settimane cambierà un po'. Comunque adesso godetevi queste partite, ce ne sono due e sono entrambe veramente bellissime. Buona visione. Allora, comincia il mio avversario e io ho una mano davvero terribile. Ho visto da un Mulligan che lui gioca Lugia, e tra l'altro la versione quella molto interessante che è uscita adesso di Colorless Lugia, che è un mazzo che devo dire che non ho sfidato molte volte, anzi, potrebbe essere la prima volta che sfido questo mazzo? Molto interessante. E il matchup penso che sia abbastanza un 50-50, però naturalmente fa molto anche il mio settaggio. Io con una mano come questa sono assolutamente in grande difficoltà, quindi questa Mesapoli vediamo se intanto mi salva un po'. Ok, vediamo cosa mi vale la pena prendere, io sto pensando a Greninja. Però forse Luminion, no? Forse è meglio prendere Luminion che Greninja. Prendo Luminion e vediamo di capire un attimo cosa si può fare. Con Luminion prendo Perula. Con Perula vado a prendere sicuramente un Super Pass Viplotta e vediamo di far partire questo mazzo, quindi questo senz'altro. Con Super Pass Viplotta vado a prendere un Frigibax e magari un Greninja.
per pescare un pochettino di più dopo. Facciamo così, Greninja lo gioco, gioco anche Bidoof. Lo userei subito, così almeno metto in gioco Frigibucks. Manaphy non mi dovrebbe servire e magari prendo anche Shenpao che non ce l'avevo ancora, così almeno anche questo ce l'abbiamo. Quindi ok, è sicuramente un buon inizio il fatto che abbiamo riempito la panchina, quindi tra una cosa e l'altra siamo riusciti. Ho pescato due Perula con Greninja. Va benissimo, va benissimo. Allora, secondo me può essere interessante in questo caso andarsi a prendere la stadio che fa ritirare, non mi ricordo, Skate Park, non sono abituato. Così il prossimo turno posso magari ritirare e riassegnare a Cianpao, perché con Palkia probabilmente non metterò KO Lugia, anzi sicuramente non lo metterò KO. Ho un recupero ma ho una sola energia, quindi un po' brutta come cosa. Però vediamo, vediamo. Intanto lui comunque ha avuto una partenza normale, cioè tranquilla diciamo, vediamo che cosa fa con Lumineon. Io nonostante la mia partenza fosse pessima, tutto sommato sono ripartito, grazie alla sua Mesapori, quindi la mia partenza sarà molto negativa. Però in qualche modo comunque è andata, ok. Ha scartato Luxray che mi avrebbe dato parecchio fastidio e non dovrebbe giocare modi per recuperarlo, ammesso che giochi un solo Luxray ovviamente, però questa è sicuramente una cosa positiva. Adesso mi aspetto che esca Lugia via Astro, ma non dovrebbe riuscire a mettermi KO. Oltretutto Snorlax va ritirato, se lo vuole ritirare. La Jet Energy immagino che abbia l'effetto di portare il Pokémon attivo solamente se la segni dalla mano, quindi non penso che lui possa segnare la Jet Energy dal mazzo e mandare Lugia attivo, quindi o ha la Jet Energy in mano, oppure mi farà 180 danni con Snorlax, che a me va anche benissimo per ora. Io tra l'altro ho in mano un boss, ma no, al momento il boss non me ne faccio niente. Comunque si sembra voler attaccare con Snorlax, facendo i suoi 160 danni che vanno bene. Questo è un mazzo di Lugia che si basa molto su attaccanti single prize, quindi vorrei evitare di attaccare Snorlax, però non posso farne a meno, quindi probabilmente dovrò rassegnarmi al fatto che dovrò utilizzarlo anche per quello. Ecco, la cosa che mi dà un po' fastidio è che questo Lugia non ha energie doppie al momento, quindi quando sarà carico il prossimo turno farà 220 precisi per il KO su Cianpao. Quindi non posso uscire di Cianpao adesso, devo cercare di attaccare con Palkia, che vabbè, è semplicissimo. Però sarà uno scambio premi sfavorevole. Allora, Fune di Fuga già mi piace, perché qualunque Pokémon lui metta attivo, a me piace il fatto che lo possa mettere KO. Io posso prendere Caramella Rara e Palkia Viastro. Allora, innanzitutto in realtà userei la Mesapoli, a prescindere. Ho anche fatto testa, no, non serviva più di tanto, però comunque meglio così. Ah, è vero, posso prendere Bibare, mi ero dimenticato di questo dettaglio non da poco. Se prendo Bibarel, oppure posso prendere Palkia Viastro e fare boss su Lumineon per pescare due premi. Poi lui fa il KO con Snorlax e devo uscire di Cianpao. No, forse non è il massimo. Oltretutto Bibarel adesso comunque non me ne farei moltissimo di Bibarel. Cioè mi serve ma non fa una grande differenza ora. Fare Palkia, boss, Lugia. No, non credo abbia senso. Prendiamo Bibarel. Prendo Bibarel. Io userei Fune di Fuga qua, perché davvero tutti i Pokémon che lui ha in gioco sono ben contento di metterli KO se posso. Lui che manderà Lumineon probabilmente. Vediamo. Io penso che al suo posto manderei Lumineon. Cioè, accetterei di consegnare due premi per lasciare però in gioco i due Archeops. Potrebbe anche rischiarsela con Lugia, perché magari dice non ce la fa tirare fuori tutte quelle energie. Che è assolutamente plausibile. Però ho tantissime carte in mano, quindi lui ha motivo di pensare ok, ha messo Lumineon e io direi che uso Cianpao per fare il KO. No, non uso Cianpao per fare il KO. Io faccio così adesso. Prendo due energie. Una e due.
Ok. Con Perula. Ah, potevo usare no, non ha senso usare Greninja adesso. Con Perula prendo la caramella rara. Dov'è la caramella rara? Ho due caramelle rare nei premi. No, ragazzi. Cos'è sta roba? Ho due caramelle rare nei premi. Ok, devo pescare il prima possibile questi due premi. Non ci posso credere. Fa niente. Allora, prendo Palkia Viastro, che mi serve moltissimo per assegnare l'energia, evidentemente. E te basta con sto timer, che già sono in difficoltà. Prendiamo un altro modo per ritirare. Ma stiamo scherzando, ragazzi. A questo punto forse è meglio prendere l'Ultra Ball, così un'energia la scartavo. Pescato due carte schifose. Dai, ma sul serio. Potrei usare l'aspiratore perduto per togliere la Mesapoli, che in realtà però fa comodo anche a me, quindi non ho fretta di farlo. Devo sprecare così il potere Viastro di Palkia. Non ho alternative. Gran bella scocciatura comunque. Non mi sarei sicuramente aspettato di avere questi premi. Vabbè, pazienza. Comunque questo mazzo è molto versatile, quindi secondo me possiamo inventare qualcosa di carino. Allora dai, scarto entrambe queste energie e pure questa da Palkia. E siamo a 180 danni KO. Devo pescare una caramella rara dei premi. Se non la pesco, ho molto probabilmente perso. Però se una riesco a pescarla, dovrei riuscire a cavarmela. Vediamo. Oh, ok. Perché io comunque ho caramella Baxcalibur, ho recupero di energia. Con Perula prendo Ciampao, quindi riesco a fare quello che devo. Ovviamente lui può fare Kissara adesso. Anche se ne gioca poche il mazzo Lugia, quindi non è detto che la faccia. Comunque ho messo Bibarel. Però ecco, vorrei evitare di dover pensare di settare un Baxcalibur. Quando ho già tutto... Cioè, la mia mano adesso ha tutto quello che serve. Ho anche lo skate park per ritirare palche e recuperare le energie, quindi... Se ne stia lì buono, mi raccomando. Io prossimo turno potenzialmente posso anche fare boss KO Lugia. Charizard, interessante. Ecco un altro Lugia, quanto vorrei riuscire a pescare due premi qua e due premi qua. Tra l'altro basta che metta in gioco un altro Pokémon e posso mettere a capo anche con Palkia, se no mi fermo a 200 danni. Lo sta caricando con l'energia doppia, quindi vuol dire che non fa il KO. Vabbè, su Palkia lo fa, giustamente, perché ha già dei danni. È importante che non faccia Kissara. Se fa Kissara, potrei perdere la partita. Se non la fa, secondo me... Siamo anche abbastanza tranquilli. Adesso io non so bene se lui abbia intenzione di fare 180 danni a Ciampao. Secondo me sarebbe una mossa sbagliata. Boss su Palkia sarebbe una mossa ragionevole. Eccolo lì. Sì, infatti, ovviamente questa era l'altra mossa più che ragionevole. Anche se speravo che non l'avrebbe fatta. In tal caso devo rimettere in gioco un Frigibax e sperare che non mi rifaccia boss il prossimo turno. Potrei fare il KO su Palkia, su Snorlax nel frattempo, piuttosto che stare fermo. Non penso che faccia doppio turno boss. Sì, facciamo così, dai. Ah, ovviamente dovevo utilizzare prima la stadio. Sì, avrei comunque usato Perula, quindi non cambia nulla. Magari prendo un Ultra Ball. Ok, vabbè, comunque adesso utilizziamola, dovevo farlo prima, ma appunto, come vi ho detto, non cambiava nulla. Avrei anche fatto testa, tra l'altro, wow. E non so neanche che Pokémon andare a prendere. A questo punto non prendo nulla perché... Oppure posso prendere qualcosa da scartare. Per esempio un Bibarel non mi servirà più in questa partita. Potrei sfoltire un po' il mazzo così. Energia di scarti ne ho tre, quindi non sono neanche tante. Però voglio essere sicuro ad attaccare con Palkia, quindi magari comunque questa la assegniamo qua. L'aspiratore non so se vale la pena sprecarlo per la Mesapoli. Danni, ho fatto male i conti, vero? Ho fatto male 100, 160, 2, 4, 6, 8. Ho
fatto male i calcoli. Non so perché mi ero messo in testa che non avrei fatto KO su Lugia. Dovevo fare boss KO a Lugia. Ho dato per scontato che fossero 220 i danni massimi, ma no, sono 260 i danni massimi di Palkia, è vero. Mi sono confuso con Suicune. Fa niente. Ok, questo è stato un misplay. Non so se avrà un impatto grosso sul resto della partita. Non lo so. Quello che conta è che lui adesso non faccia boss KO Frigibax nuovamente. Se dovesse... Beh, se dovesse in realtà non sarebbe una tragedia, perché rimetto giù Frigibax e faccio boss KO su Lugia. Lui in realtà ha ancora 5 premi da pescare. Ecco l'altro Lugia. Io devo fare ancora due attacchi. Arriva anche Charizard, va bene. Energia luminosa, va benissimo. A me quello che importa adesso è che non arrivi... Cioè, che mi faccia fare Caramella Rara Baxcalibur. Ok, perfetto. Perfetto. Va benissimo. Io vinco fra due attacchi. Lui dopo questo pure, ma io li farò per primo. Quindi secondo me, nonostante la sfortuna di avere tutte le Caramelle Rare nei premi, e consideriamolo un misplay quello di prima, ma secondo me alla lunga, cioè, avrei dovuto fare doppio boss forse, quindi... Sì, è stato un misplay comunque, però niente di troppo grave. Secondo me riuscirò comunque a vincere. Se adesso attacca con Lugia, io glielo metto KO e quindi poi dovrei essere tranquillo. Perché ho anche la fune di fuga nel caso dovesse mettere davanti questo Lugia. Questo Charizard non può ancora attaccare, perché io devo pescare un altro premio per farlo. Mesapoli, vabbè, vorrà sfoltire il mazzo, non c'è niente che gli serva adesso. Comunque, niente. Perfetto, perfetto. Va bene, ragazzi, io sono abbastanza tranquillo adesso. Ho visto poche energie, adesso tutte quelle 4 con gli scarti le assegno. Cercherò di prendere altre con Xianpao. Allora, prima cosa da fare, caramellerà la Baxcalibur, così non ci pensiamo più. Seconda cosa da fare, prepariamo un Xianpao per il prossimo turno. Poi, direi, recupero... Sono 4, giusto, energie negli scarti? 5 addirittura. Recupero di energia scartando Bibarel... No, beh, Super Bass Viplotta e Bibarel, direi. E ce le prendiamo tutte e 4. Che in realtà sono 5, ma le prendiamo 4. Poi facciamo facciamo che una la scartiamo con Greninja. Allora, devo scartarne quante? 5. No, di più. 300. Ok, no, quindi 300 bastano, 5. Quindi le prendo con Xianpao, ce le ho tutte. No, vorrei fare in modo di settare la vittoria già adesso, ma mi sa che è impossibile. Quindi prendiamo delle altre energie. Ok. Assegniamo un bel po' di energie in giro. Io tra l'altro... Sì, allora facciamo magari... Le sto sparpagliando abbastanza a caso in realtà. Poi voglio veramente sfoltire il mazzo il più possibile. Quindi aspiratore perduto. Togliamo Manaphy che non mi serve. E tolgo l'amuleto da qua. Ah, è l'unica carta che si può lostare, perfetto. Ok, poi lo skate park lo gioco soltanto perché non voglio avercelo in mano dopo. Con l'ultra ball vado a sfoltire ulteriormente il mazzo e non prendo nulla. Ok. Poi, il boss non ha proprio senso usarlo, perché ho davanti questo Lugia, quindi non serve assolutamente a niente. Magari pesco un paio di carte con Bibarel, anche il fondo di fuga non mi serve. Pescato carte così così. Direi che ora faccio... Allora, direi che scartolo al Pokémon attivo. 1, 2, 3, 4, 5, siamo a 300 danni, KO. Devo pescare soltanto un premio. Quindi, con la fune di fuga è tutto ancora più semplice, ma secondo me, se non arriva una Kissara adesso, naturalmente lui può mettere KO Baxcalibur, ma io posso mettere un'energia su Xianpao e fare boss Charizard KO per la debolezza. Quindi ho questa opzione anche.
se dovesse fare boss Baxcalibur. Se fa boss Baxcalibur, in ogni caso non può rimischiarmi questo boss. Quindi non può fare tutto, deve fare una selezione. Se invece mette KO Shenpao, potrebbe farmi Kissara e bloccarmi. Però fino a un certo punto, perché comunque io due energie le prendo con Shenpao. Sì, i recuperi di energia sono in fondo al mazzo. Vabbè, ragazzi, sono tante le variabili, nel senso. Vediamo e basta. Arriva Drapion, questo è tutto per sfoltire, perché comunque non gli serve. Mesapoli, che non dovrebbe servirmi a nulla, però comunque è sicuramente più utile dello skate park, anche a me in questo momento. La sua Mesapoli non gli è servita a niente, sempre io l'ho usata. Qui sta caricando le ultime energie, mi sa che non gliene sono rimaste molte, eh. 7 negli scarti. E infatti, 13, ne dovrebbe avere tipo 16 questo mazzo. Ecco Kissara, attenzione. Questo potrebbe ribaltare la partita, ma lui fa solo 200 danni. Quindi devo uscire di Charizard. E, oh mamma mia, io con un'energia faccio 240 danni KO. Tu fai solo 200 danni perché l'energia doppia. Quindi è un bel problema per te. Ah, e non ha fatto boss. Quindi io prendo due energie con Shenpao e le assegno con Baxcalibur. Che però arriverei a 180 danni e basta, se lascia Lugia attivo. Cioè, a me serve il boss se voglio riuscire a vincere sicuramente, se no mi mancano qua alcune energie. Ok, sta attaccando. Io purtroppo ho pescato una delle pochissime carte totalmente inutili del mio mazzo. Vediamo adesso. Ultra Ball non è malaccio. Vorrei rimischiare il mazzo perché ho le carte belle in fondo. Per rimischiarlo dovrei prendere adesso le energie e scartarle. Allora, non sono sicurissimo che questa sia la mossa migliore, ma secondo me, avendo proprio delle carte troppo importanti in fondo al mazzo, secondo me la giocata corretta è questa adesso. Io faccio Ultra Ball scartando queste carte e naturalmente non prendo nulla. Questa energia, perché a me basta trovare un coso, quello che fa riprendere l'energia, me ne basta uno e ne ho tre nel mazzo, oltre a Perula. Quindi al di là di prendere l'energia singolarmente, questa la posso scartare senza problemi. Pesco due, non ho trovato, no, ho trovato delle carte utili perché il boss è utilissimo. Pesco tre e ci sono. Ho ampiamente vinto questa partita, perché con il recupero scarto Shenpao e un boss, prendo quattro energie. Qui Bibarel mi è servito proprio nel turno decisivo. Tutta la partita senza Bibarel, ma adesso mi è servito. Perché adesso io posso assegnare energia, adesso immagino concederà. Però io faccio esattamente i danni che ho fatto prima. Sono 300 danni, quindi anche senza boss, ma comunque avevo il boss, io comunque avrei vinto la partita. Quindi niente male, davvero niente male questo mazzo. E anche questa lista, che comunque... Cioè, ragazzi, Shenpao Baxcalibur. Avevo due candy nei premi e ho comunque vinto con buon anticipo. Lui non avrebbe neanche vinto il prossimo turno, aveva ancora tre premi da pescare. Niente male, eh? Davvero niente male questo mazzo. Vuoi provare anche tu questo mazzo online? Puoi acquistare i codici su BuyPTCGeoCodes. Ricordati che hai anche uno sconto del 5% se scrivi Weaver al momento dell'acquisto. E se invece vuoi giocare in Real, perché immagino che molte carte ti manchino visto che sono tutte carte nuove, puoi acquistare le carte singole su CardTrader. E tra l'altro con CardTrader Zero tu puoi acquistare da tanti venditori, ma pagare una sola spedizione. Risparmi un sacco di soldi. Allora, comincio io, vedo un Bidoof e mi viene facile pensare che sto giocando contro il mio stesso mazzo. Allora, sicuramente prendo Bidoof. Sto pensando se prendere Greninja o Shenpao. Forse vado a prendere Greninja perché non mi aspetto un KO al primo turno. Non mi vengono in mente mazzi che giocano Bibarel che possono attaccare al primo turno. Quindi forse è meglio fare così, andare un pochettino più di consistenza. Qualche energia negli scarti comunque non va assolutamente male. Ho trovato Shenpao, quindi questo va sicuramente bene. Direi che posso ritirare Frigibax, così sta tranquillo in panchina, mando Shenpao. E... però non prendo le energie. O magari ne prendo una sola, che è quella che poi... Ah no! Perché allora poi ho Bibarel da evolvere. Ma forse ne prendo due, perché una la segno il prossimo turno e una la scarterò con Greninja.
sarà difficile utilizzare Bibarel il prossimo turno, avendo un po' di carte in mano che non posso smaltire. Quindi facciamo così, va bene, dai. Tra l'altro, se dovesse arrivare una Kissara al primo turno, va benissimo, perché le energie non mi servono tanto all'inizio, quindi va bene che me le metto in fondo al mazzo. Comunque, io sono a un'irida dal far partire completamente il mazzo. Ok, Arceus. Quindi potrebbe essere Arceus Giratina questo, che è il più usato dei mazzi Arceus di adesso. Un matchup interessante. Mi blocca tutte le abilità. Ok, ragazzi, se non conoscete questo mazzo, sappiate che poche settimane fa ho fatto un video ed è un mazzo veramente molto molto bello. E Arceus mi auscarada. È arrivato Kissara al primo turno. Doppio Bibarel in fondo al mazzo. Non mi fa impazzire questa cosa. Però sono 6 carte, quindi... Dai, sì, tutto sommato qualcosa ce lo inventiamo. Più o meno. Allora, mettiamo un Palkia, che va benissimo. Lo Stathones... No, non credo che mi serva. Non so che altro Pokémon vorrei in panchina. Magari posso prendere un altro Frigibax. Sì, perché lui, tra l'altro, poi inizierà a fare danni in panchina. E se mi mette KO in fretta un Frigibax potrebbe... Sì, se setto 2 Baxcalibur sono più tranquillo in questa partita. Quindi dai, mi prendo un altro Frigibax. Lui si prende un altro Sprigatito. Io mi sa che non riuscirò a attaccare in questo turno. Perché se avessi messo Palkia, sì. Vediamo, anche attaccare con Greninja sarebbe fortissimo adesso. Allora, mettiamo senz'altro Palkia. E, come dicevo, prenderei un altro Frigibax. Ma magari controlliamo se abbiamo le caramelle... No, le caramelle rare ci sono, giusto? Ne avevo una in mano. No, ho Baxcalibur, ma mi serve la caramella rara. Ah, volevo lasciare lo spazio per... Volevo lasciare lo spazio per Luminion, per prendere Iridan al caso. Ormai è troppo tardi. Oppure aspetto a prendere Frigibax. Lui prossimo turno farà doppia Candy KO, sinceramente dubito. No dai, aspettiamo, lasciamo stare. Faccio così. Comincio a usare Greninja. Ah. Brutto, quindi questa l'assegno senz'altro. Quasi quasi la città perduta la gioco, perché a lui comunque fa molto comodo. Ok. Uso Kissara. Dubito che pescherò Candy Baxcalibur. Anzi, uno me l'ha messo in fondo al mazzo, forse. Che schifezza. Prossimo turno però sono tranquillo almeno. E a questo punto non lo mettiamolo in gioco l'altro Frigibax. Adesso posso farlo. Niente, attaccherò con un turno di ritardo, però non è un problema, perché comunque lui... Ah, prendiamo le energie. Cioè, in realtà, il mio stato di gioco è buono in questo momento, se non mi arriva un'altra Kissara, ovviamente. Perché io ho in mano Perula. Ho 2 Frigibax, quindi uno comunque resta in gioco, e ho in mano un sacco di energie. Quindi prossimo turno lui metterà attivo Arceus, danneggerà Cienpao, io gli risponderò con un KO. Gli ho lato Candy Meowscarada, bene. Con la sua abilità, sì, per chi non avesse visto il video e non conosce la carta, scarti un'energia erba e metti 3 danni su un Pokémon in panchina dell'avversario. Ultra Ball per Arceus Biastro, suppongo, quindi assolutamente gli ho proprio dato una mano. Vabbè, ragazzi, Kissara, la cosa che a me piace di Kissara è che a inizio partita comunque è forte anche per te che ti setti, e di conseguenza non dai troppo fastidio all'avversario. Quindi non è che perdi la partita perché ti fanno arbitro al primo turno, per esempio. A fine partita ti può far rimontare, perché magari ti fai pescare l'avversario solamente 1 o 2 carte. Quindi Kissara, secondo me, è una delle carte più belle che siano uscite di recente. Ambizione di Camilla. Non vedevo questa carta da diverso tempo. Ok. Si sta settando. Vorrei tanto vederlo attaccare con Arceus per poter pescare 2 premi io. Mesapoli molto bene, mi fa molto piacere questa carta. Perché se faccio testa posso prendere Palkia via Astro e con Perula prendere caramella Baxcalibur e sono a posto. In questo video vedremo tantissime volte giocata la carta Mesapoli. Tu con il potere via Astro puoi prendere Switch energia doppia volendo. Naturalmente il rischio era che lui potesse mettere danni in panchina, spostarli davanti con Alakazam e fare 200 con Meowscarada. Ma secondo me sono troppe cose e non ce la fa. Infatti sta caricando Arceus, che vuol dire che sta praticamente buttando un attacco. No, allora, con Meowscarada può mettere solo i danni. Ah, interessante. Antipatico.
Molto antipatica questa cosa. Mi sa che mando Palkia. Sì, forse in realtà non è così male come cosa. Perché se rimando Palkia non fa il KO e poi quando lo evolvo ho tanti punti salute e non rischio che lo metta KO solamente con l'abilità di mia Oscarada. Rischio che avrei corso invece con Cianpao. Ok, giustamente non ha 6 energie perché non può assegnare nessun altro tranne che ad Arceus. Allora, importantissimo fare testa con questa Mesapoli. Molto bene. Molto molto bene. Vorrei prendere Bibarel, però no. Poi voglio scartare delle energie. Dovrò scartarne 5 poi. Beh, no, già. Sì, direi di sì, perché ho il recupero di energia. Se trovo Bibarel sarebbe veramente bellissimo. Oh, ho trovato Bibarel davvero. Wow. Ok, direi che il mazzo è partito ed è partito alla grande. Allora, caramella rara sicuramente. O l'ho pescata? No. Baxcalibur? No, mi manca anche Baxcalibur, quindi prendo senz'altro questo. Perfetto. Questo è a posto. Poi io direi che assegniamo 2 energie a Palkia, che fa 260 danni, quindi non fa il KO. Stavolta me lo ricordo. Però, cos'è che faccio io adesso? Io gioco lo skate park. Così posso tranquillamente ritirare Palkia, mandare Cianpao. Con il recupero di energia posso scartare una Fune e Lumineon. 1, 2, 3 e 4. Tac. E posso segnare un po' di energie. Quindi una la metto qua. Era più intelligente uscire di Greninja e fare capofalo legato e sbrigatito? La Fune l'ho scartata, vero? Sì. Ci ho pensato adesso. Volevo fare 3 attacchi per vincere, per i Pokémon a 2 premi. Però effettivamente un attacco di Greninja adesso sarebbe stato meglio, sì. Peccato. Ragazzi, tenete presente questa cosa. Sarebbe stato meglio fare un attacco di Greninja adesso. Non ci avevo proprio pensato. Peccato. Non è una tragedia, secondo me comunque. Siamo tranquilli. Però sarebbe stato decisamente meglio. Peccato, vabbè, pazienza, dai. Andiamo comunque a prendere un po' di energie. Queste fanno sempre comodo. Io scarto 4 energie da qua e ne lascio 2 su Greninja. Sì. E voglio segnare altre magari su Palkia. Lasciarne qualcuno anche lì. Forse è meglio aspettare. Ho 2 carte in mano lui, tra l'altro, eh. Dai, facciamo questo attacco qua. Allora, scarto senz'altro queste 2 perché secondo me il KO arriva. Dai, KO. Sì, qua ho sbagliato. Mi sono accorto proprio mentre... Cioè, durante il turno. Mi ero messo in testa di fare il KO su quell'Arceus. Solitamente i mazzi come questo hanno in gioco Manaphy, quindi non mi ero... Cioè, a quanto pare mi ero messo in testa che ci fosse in gioco Manaphy quando in realtà non c'era. Quindi adesso vediamo. A parte che lui magari adesso non metterà Manaphy. Ha 3 carte in mano, potrebbe anche non metterlo. E se non dovesse metterlo, farei il KO subito. Questa Kissara è giustissima, che vi devo dire, è giusto. Io comunque ho trovato Perula, così posso prendere il recupero di energia nel caso. Lui ha trovato l'energia turbo doppia, può spostare i danni con Palkia, quindi il KO su Cianpao lo fa. Ha trovato Bibarel. Vediamo se evolve degli altri in Oscarada. Perché naturalmente basta che evolva questo o questo e non ha più senso fare l'attacco di Greninja. Ultra Ball, ok, quindi uno lo evolve. Cavoli, sì, errorino un po' stupido, devo dire. Si poteva tranquillamente evitare.
Vabbè, pazienza, dai. Mioscarata Bibra l'ha già usato? Ah, non l'ha ancora usato, quindi devo dire che ha fatto un turno notevole. Sta spostando i danni davanti, non sta ancora riuscendo a utilizzare l'abilità, tra l'altro. Io potrei provare a fare due attacchi di fila con gli altri Cianpao a questo punto. Se dovessi vedere che non riesco a fare attacchi intermedi. Come risorse non sono messo male. Cioè è una cosa tranquillamente fattibile. Questo lo metto attivo, così ritirando recupero un'energia. Ho pescato tra l'altro anche il recupero, quindi molto bene. C'è anche un boss che comunque non dovrebbe servirmi. Allora, il KO adesso lo faccio. Sono un po' perplesso sul prossimo turno, forse. Allora, Cianpao senz'altro. E magari un altro recupero per dopo. C'è l'altro Cianpao, poi sì, volendo c'è anche il Cianpao per il prossimo turno. Quindi gioco Cianpao. Questo lo ritiro. E questo lo metto attivo. Posso fare recupero scartando l'aspiratore e il boss. Uno, due, tre e quattro. Ok. Poi assegniamo un po' di energie. Poi le metto abbastanza a caso in realtà. Ok, il KO adesso ce l'abbiamo. Poi usiamo l'abilità per togliere l'ultima energia. Ce ne sono ancora un paio, credo. Ok, quindi togliamole dal mazzo. E queste le assegniamo, secondo me, serenamente a questo Palkia. Va bene. Peschiamo. Mi sto preparando per un eventuale Kissara. Ecco, non volevo pescare un altro recupero, che adesso vanno entrambi in fondo al mazzo. Ho anche il potere viastro di Palkia, non dimentichiamocelo, che è un jolly non da poco. Io direi che posso fare serenamente questo attacco adesso. Allora, sicuramente 1 e 2, 3 e 4, 5 e toh, magari una da Palkia. Ok, siamo a 6, 3,60. Un altro attacco gigantesco di Cianpao dopo il precedente. E il prossimo turno ci prepariamo a farne un altro ancora. Ho un eventuale Candy Bug Excalibur, oltretutto. Ecco, non voglio che faccia Kissara adesso perché ho due recuperi in mano e due li ho usati. Quindi poi l'altro dovrei andare a trovarlo. Ok, il fatto è che io sto attaccando dei Pokémon a due premi che sono veramente grossi, quindi sto facendo fatica per questo. E il misplay di inizio partita, allora, se tutto va bene vinco lo stesso. In questo momento vinco lo stesso. Però per colpa di quel misplay di inizio partita, io mi ritrovo, cioè avrei potuto avere già due premi. Fare KO Arceus e Mioscarada, non Arceus e due Mioscarada. Tu stai provando a fare KO su Baxcalibur e Frigibax? No, Palkia. Interessante. Interessante. Perché... sì, beh, io ho il doppio recupero. Con il doppio recupero vinco. Se no per un'energia avrei perso. Cosa? Hai fatto boss? E poi fumi di fuga? Io ti mando Frigi. Ah, sbagliato, sei accorto che ho sbagliato? Cavoli! Che è successo qua? C'è un bug. Allora, in ogni caso aveva fatto boss, quindi non mi avrebbe rivischiato la mano e di conseguenza avrei vinto. Non so se ha sbagliato a cliccare qualcosa, non so di preciso cosa è successo alla fine di questa partita, però la mia mano mi avrebbe consentito di vincere senza problemi il prossimo turno. Bella partita! Cioè, se non avessi fatto il misplay inizio partita sarebbe stata molto più semplice, mentre così è stata anche bella combattuta. Ok ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Questa lista di Cianpao devo dire che mi convince davvero tanto. È consistente, è veloce, riesce a fare tanti danni, riesce anche a fare danni in panchina. Mi piace davvero tanto questo mazzo. Come vi ho detto nella classifica, nella top 10 dei mazzi del momento, che se non l'avete visto recuperatevelo assolutamente. Per me questo mazzo, per quanto molto forte, comunque
non è ancora forte come, che ne so, Lost Zone Box, Lugia, Mew e altri mazzi molto forti. Però è un mazzo che è appena uscito, quindi magari nel corso delle settimane questa lista verrà un po' modificata e a un certo punto riuscirà ad essere forte come gli altri mazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!